amministrazione di Romagna. E ecco, sono qui Angela Amiga, lo stesso da Tarca, la sua Zemmolini. Se ne è salvato, se voleva chiudere alcuni anni fa, io non dimentico il cuore di Zemmolini, perché sono nata praticamente qui grazie ad una poesia di Domenico di Stefano. Quindi non dimentico, e non così non dimentico mai Giovanni Monti. Giovanni Monti purtroppo, è scomparso qualche anno fa, quindi quest'anno dedicherò il maggio se non è caro. Era un nostro artista, un po' alla sua e un po' diciamo timido nel suo genere, però ha lasciato tanta cultura a Sermonina. Infatti dedicherò una pagina di Maggio Sermonitano all'antologia che ci sarà quest'anno, che ci sta presso i signori, all'antologia della vita. Sarà anche Maggio Sermonitano, ho chiesto a Massimo Gentile di far parte anche di Maggio Sermonitano nel mondo e della vita. Quindi voglio raccontare tutte le anime. Non sono egoista, no. Amo cultura e amo moltissimo il presidente Bruno Mancini, che è un artista a 360 gradi, che prende anche la musica, l'arte e tutte le altre. E anche vuol dare spazio veramente a tutti quanti, soprattutto noi donne che siamo sempre dietro le quinte, no? Abbiamo nel cassetto qualche desiderio, come nella vita, come tutti quanti noi, e con questo abbiamo il coraggio poi di tirare fuori e dimostrare un po' di più. Ecco, le scuole salvate, se non facciamo questo, in una ceremonia, la città d'arte, che doveva morire, che cosa portare avanti? Perché mi sono trovata all'assessore dell'istruzione con 20 bambini, sono 5 classi, della prima classe, ho fatto così un'operazione da aggiungere alla mia ora, che erano 70, e dico, scusate, se faccio un tempo pieno, insomma, per farla bene, da 7 anni a questa parte sono arrivata da 20 a 100 bambini, da materna alla terra, a causa delle alimentari. Ringrazio anche la Maria per questo video e per questo spazio. E io, nata e vissuta a Sermoneta, sono psicologo clinico, psicoterapeuta e indirizzo psicoanalitico. Sono qui anche perché sono candidata alle elezioni comunali con la lista di Alessandra Don Nicola. Grazie a tutti voi.